veniamo alle recensioni di questa puntata, chiudiamo la tier list del Toriana e veniamo al Noir Vember. Ho voluto introdurre per qualche settimana il Noir Vember, saranno veramente, adesso che ci penso, guardo il calendario, saranno veramente tre appuntamenti quest'anno, perché poi c'è Natale, perché comunque in questi episodi la grafica è già cambiata, è già quella natalizia, però in questi episodi vi porterò delle cose di Natale che voglio consigliarvi prima che si chiuda il podcast di quest'anno. Qualcosina di Natale ve la porterò sicuramente, oltre alle recensioni dei nuovi film e via discorrendo. Per questo dico, cavolo, avrò bisogno, cioè chiuderò il podcast, sì, c'è tanta roba da vedere, ma ci sarà anche il canale che probabilmente porterà qualcosa di esclusivo, perché, raga, c'è davvero troppa, troppa, troppa roba in giro. Comunque, per il mese del noir, vi consiglio Night in Paradise 2020 Netflix, che rientra tra le cose arrivate su Netflix e calcolate relativamente che si perdono un po', perché io non l'avevo mai visto sul calendario. Me ne sono accorto un mesetto fa che era sul catalogo, una cosa così. Nonostante sia andato a Venezia 77, e sceneggiatura e regia di Park Hong-jung, cast Ji Yong-bin, Hum Tae-go, Cha Seung-won, Kao Ne-young. La trama è la storia di Taegu, parte di una pericolosa organizzazione criminale che è nel mezzo di una sorta di guerra di potere interna, e quello che succede è che quando la sorella malata e la nipote rimangono vittime di un orribile incidente che forse è causato da qualcuno all'interno dell'organizzazione, Taegu mette in atto una vendetta che però gli costerà molto caro. Questa è la trama che si può trovare. Non è spoiler, sono stato accusato di spoiler, che è una roba che mi dà noia, perché io, per come scrivo su Cinefax e per come conduco i podcast, per me non parlare delle trame, ma parlare semplicemente del film è la cosa fondamentale. Queste trame sono le trame proprio che starebbero sul retro della copertina. Quindi o sulla bio di Netflix o quello che è, o sugli IMDb a volte. Quindi non sono spoiler, è la trama base. Ok? Andiamo al film. Perché ve lo consiglio? Perché è un noir molto, come dire, non proprio classico, ma però è un noir stringato nella sua concezione. Nel senso che il noir nasce come un genere che vuole raccontare dei drama, dei crime drama, ok? Poi si è evoluto contaminandosi con l'hardboiled, mettendo generalmente detective, indagine, ricerca, polizia, dark lady, uno schema ben preciso. Anche qua c'è comunque una mezza dark lady per certi versi. C'è, anzi, senza mezza, c'è proprio una dark lady. Però non c'è propriamente un'indagine, c'è qualcosa che si snoda alle spalle del protagonista e che lo coinvolge direttamente, anche se quasi per sbaglio, anzi per sbaglio, proprio per quello che abbiamo appena letto in trama. Però ecco, è un noir molto poco legato a detective, casi, eccetera, investigazione. Non è il tipo di noir dove entrate in una tana del bianconiglio e vi ci perdete per andare dietro a qualcosa che vi fa perdere quasi la bussola, il nord della storia. Non è quel tipo di noir. È molto più semplice a livello di storia. Non c'è nulla di particolarmente complesso in questo caso, tra virgolette. Si dedica più a raccontare il dramma dei personaggi. Da questo punto di vista è un noir stracupo, cioè non ha luce questo noir. Ha dei momenti positivi dove brilla, però i protagonisti sono sempre incredibilmente malinconici. Tutti loro. Sia per via della vita criminale che fanno, sia per via di come magari si legano determinate piccole cose. Ha molto cuore questo film in certe cose, anche se è veramente drammatico. Un noir che puzza tantissimo di morte, cioè la morte dall'inizio andando avanti è dietro ogni angolo, è una presenza costante, ha una forte componente drammatica molto asiatica, cioè il dramma è proprio spinto veramente tanto, perché proprio non vuole dare luce ed è crudele sotto certi punti di vista, nel senso che in alcuni momenti farete proprio porca miseria, vuoi proprio fare male, soprattutto nelle scene di violenza. Non tanto nella prima parte del film, ma nell'ultimo atto del film, dove la violenza esplode letteralmente,
Oddio, esplode in modo molto pacato, perché una cosa che bisogna dire del noir è che il noir tende, non è azione, quindi vai su fino a un certo punto ma poi smorzi, torni subito giù. La violenza è sempre molto stringata, sempre molto diretta, non è spettacolare, e in questo film non c'è una violenza particolarmente spettacolare, c'è una violenza molto cruda, nel senso sangue scorre a fiumi anche in un colpo di pistola, un pugno o un pestaggio fa venire fuori la gente veramente malconcia e veramente sanguinante, è veramente spinta verso un livello che posso capire possa non piacere a tutti. Non è mai macchiettistica la violenza, ecco, questo ve lo posso dire, però è pesante per un pubblico che è magari abituato a un noir molto più posato, perché nel noir c'è sempre questo elemento del protagonista o chi indaga, il detective in quello un po' più classico hardboiled, che le botte se le prende, ok? Perché il protagonista non è mai un macio assoluto, perché appunto non è azione, e quindi due mazzate se le può prendere, perché siamo nel poliziesco, nel crime, nel detective story, e quindi può essere preso alle spalle, può essere menato, gli può essere fatta un'imboscata, quindi c'è il pestaggio, però tante volte può essere il naso rotto, che arriverà poi, però non vi dico il titolo, di un personaggio XYZ, può essere un taglio sulla fronte, un occhio nero. Qua invece la violenza è portata molto 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 in alto, quindi io posso capire se l'ultimo atto del film qualcuno non lo gradirà, perché a livello di sangue è veramente spinto in alto, è davvero crudele, e già quello che sta succedendo è tosto, e posso capire, ecco, che un paio di scelte possa essere, ecco, teatrale per certi versi, molto esplicita come violenza, ma anche teatrale. Nell'ultimo atto c'è una scena che, per quanto mi riguarda, si protrae un po' troppo verso questo aspetto teatrale, per quanto, non per come è messa in scena, perché è cinematografica, per come è scritta, per come vengono diretti gli attori nel avere questo continuo rimbalzare di situazioni di violenza, è un po' teatrale, considerando che poi è così verace la violenza, perché c'è molto sangue, si gronda sangue, però ecco, da questo punto di vista posso capire, possa dare fastidio, possa far storcere il naso all'amante del noir un po' più classico. Però questo dicevamo Night in Paradise, l'ho gradito. Dovete accollarvi quell'idea di quel tipo di cinema asiatico molto drammatico. Se siete a bordo con quella cosa lì, Night in Paradise vi può piacere. Non lo metterei nella lista dei miei noir preferiti, sarò super onesto, da consumatore di noir è un discreto noir, però ve lo consiglio. Se volete passarvi una seratina con un noir molto cupo, questo è l'avviso che vi posso dare, Night in Paradise è un'ottima scelta, è su Netflix, guardatevelo.